normale, ragazzi, tranquilli. Si può... Play, questo è play. Ah, ok, adesso va molto meglio, perfetto. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti... Prima di cominciare... Un attimo... Proprio sta cosa, io pensavo di essere messo male a capelli, ma porca puttana. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo video. Sono FabiJ, oggi siamo su Amateur Surgeon, che sarebbe una roba molto più professional rispetto a Surgeon Simulator. Anzi, già che ci siamo, ma è una presa per il culo. Direi che possiamo partire, però prima di partire, ragazzi, sigla. Va bene, va bene, basta, 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 perché Dottor House ci ha scassato la minchia. Comunque, a parte questo, andiamo su New Game. No, no, beh, are you sure? Yeah, baby, yeah, baby, cioè, vedete la serietà di questo videogame, già da subito. Devo, ah, io sono un pizzaiolo, perfetto, va. Ma perché? Qual è il senso? C'è un tizio per strada che somiglia vagamente a uno zombie, con la varicella, senza il naso. Alan Probe! Pizza boy, wannabe surgeon, moro idiota. Dottor Ignatius Bleed, disgraziato vagante. Ok, morto, probabilmente. Anche questa, ragazzi, è una lacrima strappastorie. Mi dispiace veramente tanto. Oh mio Dio, ho ucciso un vagabondo morto, certo. E andiamo avanti, vabbè, mi dispiace. Non sono morto, veloce, devi tagliarmi, devi aprirmi, oddio santo. Ho il coltello da pizza, perfetto, allora possiamo eseguire l'operazione, ragazzi, ci siamo. Che uomo sexy, tra l'altro. Ah, start, start, ok. Possiamo eseguire, eccolo qui, perfetto. Allora, coltello da pizza, che non so bene come si chiami, perfetto. Ah, beh, vedo che stai messo molto meglio di tanta gente che conosco, zio. Gioca una volta a Cat Mario, vedi che non è così male quello che hai subito, te lo posso garantire. Ti devo mettere a posto le ossa a cazzo, così, va bene. Ma non è difficile fare il chirurgo, raga, io queste cose qua le facevo da piccolo, coi puzzle. Cazzo, pensavo fosse chissà che cosa fare il chirurgo. La prima cosa, chirurgo, favigetta, crosse. Ossa attaccata, profeta. Manca un osso, vabbè, mettiamo osso di cano, tanto uguale. Perfetta. Thank you, that's much better. Adesso ho bisogno di essere chiuso. Ok, devo usare un ago. Oh, ah, usiamo il fuoco, il fuoco. E se ti bruciassi il capezzolo? Era per essere un po' erotico. Guarda come si è eccitato. C'è i capezzolini del ragazzone, che bello. Mi piace questa cosa, adesso via il dolore. Perfetto. Che gioco di merda, è una cosa veramente stupida. È questo, la pinzatrice, ovvio. Che cazzo me ne faccio? Ah, devo chiudere tutto. Ah, proprio la pinzatrice, perfetto. Raga, io sono un vero chirurgo. Very nice. Almost there. Perfetto. Il capezzolone ce l'ho ancora qua. Cosa uso? Adesso dovrei bruciarlo, credo. Perfetto. Ma non si fa un cazzo. Fantastico. Quest'uomo è Iron Man, ragazzi. Oddio. Perfetto. Adesso li sto praticamente smoccolando sul petto. Fantastico. Lavoro superbo, bel giovine. E cosa faccio adesso? Finito. Cazzo vuole la mia vita? Niente. Ah, ok. Ah, dovevo curargli il capezzolo. Sono perfetto. Ok, madonna quanta gente devo curare, raga. Curiamo il ladro, ragazzi. Questo ovviamente che si teletrasportano i morti dentro il mio garage. Madonna, che cazzo fa? Si è ingroppato un vetro. E oggi è il tuo giorno fortunato, perché posso estrarti il vetro. Lo so che stavi tentando di fare l'amore con il vetro, però il problema non è questo, perché c'hai dei denti che porca puttana non ti si possono guardare. Almeno se hai i vetri in pancia nessuno ti guarda i denti brutti. E possiamo fare... Che bello! Posso bruciarti i capezzoli che almeno... Eccolo lì, perfetto. Vedi che contento. Sono tutti contenti. Devo prenderli il Scusa zio, il mio compito da chirurgo è dar fuoco alle ferite. Cioè io do fuoco, sono un piromane. Ho capito. Sì, l'ho preso. Cioè, l'ho ucciso perché ho appoggiato il vetro sullo stomaco del tizio. Sono un fottuto genio, ragazzi. Piano, bravo zio, bravo. E dove lo poggio? Spiegamelo. Cosa cazzo? Ah, adesso... Ma perché io sono molto più street, io le cose le poggio sul paziente, ormai c'ho anche la motosega sul suo braccio. Comunque, a parte ste cagate, curiamo sta roba così se ne va a fanculo, perfetto. Ok, vai, il moccolo serve comunque, ragazzi. Nel caso vi sbucciate un ginocchio, smoccolatevi addosso, magari serve. Sembra che ci siano più vetri all'interno, devi tagliare, ma come? Cioè, mancavano pure i vetri interni, ma va, che cazzo. Non potevi mangiarti una pizza, una parmigiana invece di sti cazzo di vetri, idiota. Ok, l'ultimo, oddio santo, ti ringrazio, perfetto, basta. Adesso mi hai rotto il coglione. Anche questa che ho giustamente ho tagliato io. Ma non la puoi tenere per ricordo che te l'ho fatta io. Te l'ha fatta zio Favi questa, eh. Non è che te l'ha fatta un chirurgo qualsiasi. Io me la terrei per bellezza, poi fai tu.
Vabbè, il cazzo che vuoi, l'importante è che tu sia contento. Qui c'è Rotti, c'è, che belle maniche hai tra l'altro. Passiamo al prossimo, ragazzi, che mi sembra Cletus. Cletus è un figo. Perché? Perché? Perché hai un porco spino nello... Che cazzo di problemi hai dalla vita? Hai anche slacciato i pantaloni, te lo stavi stuprando, di la verità. Potresti aiutare un amico? Vabbè, questo entra così a cazzo per chiedere queste cose. Oh, certo, ragazzi, è ovvio. Ok, roba... Aspetta un attimo che c'è mia madre che ovviamente mi chiama, se no non è contenta. Pronto? Ciao, Lori. Ciao, mamma. Ascoltami un attimo. Aspetta, aspetta, sto per eseguire un trapianto molto pesante, quindi un attimino, perdonami. Devo salvare un vagabondo. Beh, richiama però, eh. Va bene. Ormai per mia madre è normale. Cioè, me ne frega un cazzo. Il porcospino l'ha già rimosso, vabbè. Fanculo. Fanculo, ormai sono diventato un fenomeno, raga. Ormai ho occhi chiusi, faccio il chirurgo. Faccio come hobby, come hobbit. Ok, le tue belle tettine sono a posto. Zio, ti ho rifatto le tette, fantastico. Ah, col cavatappi. Cazzo me ne faccio di un cavatappi. Sto cazzo di cavatappi, ma vabbè. Sì, ma non urlare come una checca. Ok, hai aiutato anche... Cioè, ragazzi, abbiamo anche aiutato un tizio a guarire da un porco spino. Non so se rendo l'idea. Se non mi danno l'attestato per miglior chirurgo al mondo dopo sta roba, mi incazzo. Cioè, ormai, veramente, il dottor House mi fa una pippa a due mani, raga. Perfetto. Che cazzo vuole che li tagli ancora, il pene? Bah, ma bruciati il l'ombelico. Niente, raga, ma avevo già tagliato, ma che vuoi? Ragazzi, mi sta morendo, veloce, 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 veloce. Minchia, sta, se crepa, mi cazzo. Sì, è a posto, è a posto. Devo ricucire di mamma, madonna, che palle. Se avessi saputo che avrei dovuto cucire così tanto, avrei fatto il sarto, porca mignotta. Bravo, zio, bravo. Ancora! Ma che cazzo vuoi, trapianti di tette? Cioè, hai belle le tette, inutile che ti fai... Madonna, che palle. Perfetto, speriamo non crepi perché lancio il computer, vi giuro. Sta crepando, raga, non so se ce la faccio. Ci provo, tre, non ce la faccio. No, 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 non morire, non morire, non morire, non morire, non morire. Non morire, t'ammazzo se muori. T'ammazzo, giuro, se muori t'ammazzo. Sì, no. Vaffanculo, vaffanculo, lo sapevo che crepava, lo sapevo. Ero alla fine, maledizione. Cioè, ragazzi, se non vinco adesso mi devo incazzare come non so cosa. Ci ho messo gli anni per... Che bella barba. Adesso hai anche le tette rifatte, zio. Sei contento? Contento? A posto? Perfetto. Grazie a Dio. Vai da Abercrombie a fare il provino direttamente, zio, perché ti prendono. Che cosa c'ha di strano sto tizio? A parte una mano monca, un cacciavite nel cervello. Si sta bevendo dello slime. Questo è un figo. Ha più cose lui addosso che non so chi. Questo qua scova tutti gli oggetti nel paziente, all'interno. Tutta la roba che c'è dentro. Ah, scusate. No, 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 stavo scherzando. È perché volevo accendere le candeline, tranquilli. Se c'ha un pezzo di metallo sulle tette, non è colpa mia. Cosa lo fa? Oh, good work. Cosa ho fatto? Cavatappi! No, se io riuscissi a togliere questo schifo. Oh, che bello. In realtà avete presente, ragazzi, quando si dice avere un buco nello stomaco? Diciamo che volendoci puoi giocare a golf. Come, come cazzo li chiude? Che ne so? Ci metto un tappo di sughero. E non lo so, che ragazzi, con questo? Ah, ok. Ragazzo mio, avevi quattro capezzoli, fatelo dire. Non è che posso passare la mia vita a cucire un coglione, perfetto. Perfetto, a parte che mancano 38 secondi, quindi che cazzo cucio. Sì, grazie a Dio, c'ha la mano, ma la mano la usi per farti le pippe, zio, perché minchia, stai messo troppo male. Siamo arrivati, ragazzi, a 30, faccio l'ultimo perché sennò minchia passiamo la vita a cucire persone. Perché c'hai SpongeBob al posto della barba, zio? Vabbè, ragazzi, non importa, andiamo su 30 perché la cosa mi fa veramente strana. Allora, ok. Il lavoro del chirurgo è un lavoro serio perché bisogna non scoppiare a ridere quando vedete la faccia dei pazienti. Allora, è una roba, questi come glieli tolgo? Cazzo, sono bulloni. Ah, madonna, figa, proiettili. Se non avrai successo come uomo, potrai diventare groviera, fratello. Quindi, tanta fottuta roba, ce l'abbiamo fatta. Cos'è sta roba? Ah, guarda, è un feto, sei incinta. Che bello, ragazzi, il miracolo della vita. Perfetto, stai cagando un figlio molto bello con tanto di lisca di pesce. Quando mi vedete in giro, non fatevi male. Per qualsivoglia motivo, perché potrei curarvi in maniere che ve le ricordereste per tutta la vita. Cosa cazzo c'hai da curare ancora? Lo sternocleidomastoideo? Bastardo, non mi crepare non mi crepare ragazzi, rimane troppa poca vita, però non ce la farò mai. Non ce la farò mai, ma ci provo. No, ragazzi, gli rimane veramente troppo poco. Impossibile. Ok, vai, 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 vai. Forse si, forse. Dai, che rimane a uno. Madonna. 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 A due. A due. Oddio. Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Non so come. Che culo pazzesco. Basta, basta. Non voglio sapere come ho fatto. Non mi interessa. Va bene così. Ce ne sono molti altri, ma proprio tanti. Ma proprio tanti, cazzo. Quanta gente c'è. E la madonna, c'è pure Wally. C'è troppa gente, ragazzi. Lascio perdere per adesso perché minchia. Mezz'ora di cure a cazzo. Ragazzi, una roba che non c'entra un cazzo. A sinistra del gioco c'è questo.
Ma che cazzo è? Io devo giocare con sta roba che mi fissa, è orribile. Sappiate che nel 2015 i porcospini sono alla moda, quindi da domani tutti col porcospino. Quindi ragazzi, per ogni mi piace al video un vetro in meno per sto tizio, un porcospino in più per questo. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito, se il video è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook è come ogni video, trovate nella descrizione. Se siete riusciti iscrivetevi, vediamo un po'. E non fatevi male, che poi so cazzi, io vi ho avvertito. Vabbè, beh ragazzi.